Buon pomeriggio a tutti, ritrovati, siamo qua per la presentazione del libro bianco sulle droghe, il decimo libro bianco sulle droghe. Ringraziamo naturalmente di essere in braccio dell'ospitalità, e naturalmente il mio ringraziamento va alla Società della Ragione, al Foro Droghe, Antigone, alla CGIL, all'Associazione Luca Coscione, al Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, per aver curato insieme a Fuori Luogo la stesura del libro bianco, che presentiamo un giorno, io ricordo volentieri, perché appunto uno dei soggetti che ha curato questo libro, che ha sponsorizzato questo libro, è l'Associazione Luca Coscioni. Presentiamo questo libro all'indomani della sentenza della Corte Costituzionale che insomma, ha segnato un passaggio, credo, storico per il nostro paese, cioè la costituzionalità del reato di aiuto al suicidio grazie alla coraggiosa operazione di Marco Cappato, di Filomena Gallo, appunto dell'Associazione Luca Coscioni, nell'aver assistito nella realizzazione delle sue ultime volontà Fabiano. Ancora una volta quindi la Corte Costituzionale supplisce ad una carenza normativa, ancora una volta il tema è quello delle libertà e dell'autodeterminazione. In questo paese, ahimè, esistono dei temi tabù, sembra triste dover utilizzare questa parola nel 2019, ma in questo paese di alcuni argomenti non è nemmeno vero che non si possa parlare, perché è chiaro che al contrario spesso si parla in modo inadeguato, pregiudiziale, incompetente e moralistico. Il tema per antonomasia sul quale si spendono parole e si fanno leggi o non si fanno leggi in barba a qualsiasi evidenza scientifica e a qualsiasi dato statistico o ricerca sociologica è il tema delle droghe. Il nostro paese paga anche su questo tema una grande arretratezza culturale che ci pone spesso al di fuori del contesto europeo e mondiale. Paga in noi un approccio securitario e punitivo, figlio di un proibizionismo che continua a produrre conseguenze gravissime sotto il profilo sociale, sanitario, economico e della giustizia. Il libro bianco ripercorre il trentennio delle politiche sulle droghe con dati e riferimenti normativi e confronti con ciò che avviene nel resto del mondo. Anche qui, come su altri temi scomodi, la politica balbetta, ma chiude e punisce, perché è vero, usando un po' di dati che poi Renato Fiorentini presenterà in modo molto più dettagliato, è vero che il 50% dei detenuti in Italia è detenuto per scelte inerenti la politica sulle droghe, ed è altrettanto vero che senza soggetti che hanno violato l'articolo 73 del DPR 309 del 90 e senza tossicodipendenti, molto probabilmente non ci sarebbe una situazione di sovraffollamento delle carceri. Anche qui la stigmatizzazione del comportamento di chi fa uso di droghe, secondo uno strano cortocircuito per cui tutte le droghe sono uguali e per cui comprare e vendere ha lo stesso peso, colpisce decine di migliaia di persone. Spesso giovanissime, la cui vita viene letteralmente stravolta da una guerra alla droga che sortisce tutto tranne l'effetto desiderato, sia l'auspicato quanto irrealizzabile consumo zero. Anche qui si è dovuto attendere una sentenza della Corte Costituzionale nel 2014, quella cioè che ha cancellato gli aspetti più deteriori della legge Fini Giovanardi. Anche qui ancora i governi che si susseguono non ottemperano alle norme che esistono, perché sono ormai 10 anni che non si convoca la conferenza nazionale che per legge dovrebbe invece essere triennale, ma ancora la politica paralizza il dibattito, perché giacciono in Parlamento proposte di riforma del DPR del 90 e di legalizzazione della canapa, senza che nessuna forza politica e nessun governo di qualsiasi colore si sia succeduto abbia il coraggio e la forza di rappresentare le istanze contenute in queste proposte. Anzi, abbiamo assistito a tentativi di ulteriore regressione, basti ricordare, insomma, qualche mese fa l'annuncio dell'ex ministro dell'Interno
Papa Barrow alla Cannabis Light, che poi trova ovviamente i suoi omologhi sul territorio come la guerra alle panchine qua da noi la terra. Molto interessante nel libro bianco è la parte sulla riduzione del danno, di cui forse si parla ancora troppo poco, perché è essa stessa invece una soluzione che consiste nelle politiche e negli interventi che mirano a ridurre le conseguenze negative del consumo di droghe legali e illegali sul piano della salute sociale ed economico per i singoli e per le comunità. È una geografia, tra l'altro, quella all'interno del nostro paese è assolutamente a macchia di leopardo rispetto alle politiche sulla riduzione del danno, ma è un approccio assolutamente pragmatico e realistico che promuove un governo del fenomeno che deve interessare molto chi amministra, perché prevede atti concreti su due direttrici: da un lato la costruzione di contesti che minimizzano il rischio e il danno, e dall'altro la promozione dell'autodeterminazione e dell'autoregolazione da parte di chi consuma, affinché appunto consumi consapevolmente e in sicurezza. È un passaggio ulteriore rispetto alla legalizzazione della cannabis e alla completa depenalizzazione dell'uso personale di sostanze, e rappresenta ovviamente una delle sfide che chi governa i territori a livello regionale o a livello locale dovrebbe saper cogliere e accettare. Su questo poi spero che appunto ci sarà la possibilità di fare un approfondimento, di studio, non ho presentato i miei correlatori, ma lo faccio ovviamente adesso, a partire ovviamente dal sottosegretario della giustizia che è Vittorio Ferraresi, che ringraziamo di essere qua con noi, anche perché è altro rappresentante del territorio, quindi è a casa sua, a casa nostra insomma, e Leonardo Fiorentini che adesso ci illustrerà dettagliatamente i dati contenuti nel libro bianco, e ovviamente ci accompagna sempre molto piacevolmente quando viene a trovarci Franco Corleone, che ha peraltro curato appunto la stesura del libro bianco sulle droghe. Io passo la parola a Leonardo, che mi ha chiesto di essere molto attenta sulle sue tempistiche, ha una serie di dati da raccontarci che però sono il punto di partenza per fare un ragionamento razionale e concreto su quello di cui stiamo parlando. Grazie Ilaria, grazie a tutti. Io mi trovo compito di snocciolare dati per renderlo un po' meno soporifero. Abbiamo preparato una presentazione di quelli che sono i dati principali contenuti in questa presentazione del libro bianco. Allora, è un dato che è costante almeno da quando esiste il DPR 390, comunque larga parte degli ingressi in carcere è dovuto alla legge sulle droghe. In particolare nel 2018 quasi il 30% dei detenuti è entrato in carcere per un articolo di una legge penale del nostro paese. Da alcuni anni si è avuto un'inversione di tendenza, nel senso che dal 2012, dalla sentenza CEDU sul sovraffollamento che ha condannato l'Italia per trattamenti disumani e ho dimenticato l'altro aggettivo, l'abolizione, la cancellazione della fine giovanardi nel 2014 per mano della Corte Costituzionale, che era stato un decremento della popolazione carceraria. Da alcuni anni vediamo invece che la popolazione carceraria ha ricominciato ad aumentare. Per quanto riguarda invece, qui prima parlavamo di flussi, per cui gli ingressi, queste sono le presenze in carcere al 31-12, il 35% dei detenuti in carcere per violazione della legge sulle droghe. È un più 6,5% rispetto all'anno precedente, quindi 2017. Come vedete, la parte del drone la fanno i detenuti per l'articolo 73, ovvero detenzione in dispiaccio.
stazione ai fini del narco, di narcotraffico, di traffico e produzione di sostanze. A questi non si aggiungono, perché in molti casi sono, si sono sovrapponibili, ma in carcere sono presenti il 28% di tossicodipendenti. E lo scorso anno c'è stato il record, da quando raccogliamo questi dati, per cui dal 2008, se ricordo male, di ingressi in carcere di tossicodipendenti, il 35%. Come vedete qui, vedete la tendenza della popolazione carceraria, in alto è la popolazione totale, come vedete dalla sentenza CEDU, poi in costituzionalità della fine giovanile, quindi 2012-2013-2014, è stato un decremento della popolazione dovuta a una serie di interventi deflattivi fatti dai governi che si sono succeduti e appunto all'eliminazione della parificazione fra le sostanze e quindi al ritorno alle differenze di pena fra sostanze più pesanti e quelle leggere. Dopodiché dal 2015 in poi vi sarà invece un ritorno all'aumento della popolazione carceraria guidata dall'aumento della popolazione ritenuta per l'articolo 73 in particolare, è quello che noi affermiamo ormai da un po' di tempo, ovvero che la legge sulle droghe di fatto è il volano delle politiche repressive della presenza in carcere, cioè laddove c'è un aumento della repressione sulle droghe che ha un aumento della presenza in carcere, non appena si fanno politiche invece meno repressive sulle sostanze, la popolazione carceraria tende a diminuire. Nel libro bianco trovate delle simulazioni: se non ci fossero detenuti per articolo 73 o detenuti tossicodipendenti in carcere, non vi sarebbe alcun problema di sovraffollamento carcerario in Italia. Non c'è solo la parte penale del testo unico 309-90, c'è anche tutta la parte di repressione dei meri consumatori, le famose segnalazioni al prefetto dei consumatori. Dal 2015, quindi la ripresa di attività repressiva, è stata un aumento del 41% di segnalazioni ai prefetti, addirittura quasi una quintuplicazione delle segnalazioni di minori, e un aumento del 12% delle sanzioni amministrative. La cosa interessante che continuiamo a sottolineare, inizialmente questo aveva il prefetto con il colloquio, l'ammonimento, serviva in sostanza a avviare il consumatore verso l'attività di cosiddetto recupero. Bene, non esiste più questa attività, nel senso che l'anno scorso su 39.278 persone segnalate ai prefetti ci sono state solo 82 richieste di programma terapeutico, mentre quasi il 40% viene colpito da una sanzione amministrativa, che non è la multa da 50 euro, 100 euro o 100 dollari come altrove. In Italia la sanzione amministrativa dal punto di vista sociale e lavorativo è molto pesante, perché stiamo parlando di più altamente, che ha dei costi economici per cui riottenerla di un certo tipo, ma soprattutto dei costi sociali, perché molti senza tempo non riescono ad esempio a lavorare. E questo provoca non solo problemi di socialità di chi è stato colpito da una sanzione, ma ovviamente stigma nei suoi confronti, nel senso che poi deve gestire tutta una situazione anche familiare difficoltosa. La cannabis è al centro della repressione. Questi sono i dati rispetto alle segnalazioni ai prefetti. Nel 2018 l'80% dei segnalati è stato per cannabis, 14% per cocaina, 4% per eroina, le altre sostanze praticamente non rilevano. Dal 90 cambiano un po' i numeri, ma di fatto i rapporti non variano, se non per l'eroina che sorpassa la cocaina, diciamo storicamente. Stiamo parlando di 1.200.000 persone
segnalazioni al prefetto, di queste 926.000 per cannabis, quasi 1.000 di persone, di fatto una segnalazione. Adesso ho aggiunto alcuni dati che non sono inseriti in libro bianco, ma che ci aiutano a capire il mercato e i consumi, in cui ritorna questo dato dell'80% dei consumatori di cannabis. Il mercato, come vedete, il valore del mercato è un po' diverso, nel senso che la cocaina la fa da padrone, con 6,1 miliardi, 4 miliardi per cannabinoidi, l'eroina 2,3 miliardi e le altre sostanze 1,9. Questa è una stima dell'Istat. Per quel che riguarda i consumi, invece, questi sono dati dell'ultima relazione, che è quella dell'anno scorso, quella di, che doveva essere consegnata entro il 30 giugno del 2019. Non si, per, sappiamo che c'è, ma non è stata ancora pubblicata. La prevalenza dell'uso di sostanze è al 10,2% nell'ultimo anno. 10,2% della popolazione adulta, per cui 15-64 anni, 10,2% per la cannabis, 0,6% degli oppiacei, compresi eroina ovviamente, cocaina 1,2%. Mi sono preso la briga di andare a vedere gli stessi dati di 10 anni fa, siccome si era dato una, c'è sempre questo gran parlare dell'emergenza droga, del mercato della droga che scoppia. 10 anni fa la prevalenza della cannabis era al 14,3, il consumo di cocaina era al 2,1, quello dell'eroina era lo 0,4. È vero che questi dati arrivano a seguito di una somministrazione di questionari che a volte arrivano, a volte non arrivano, perché a seconda di chi risponde, questi dati possono variare anche sensibilmente, sono molto meno i questionari che ritornano rispetto a quelli che vengono inviati. Stiamo parlando di rapporti tipo 13.000, 40.000, 40.000 inviati, 13.000 ricevuti, per cui sono dati da prendere un po' con le molle, però è un dato che i consumi sono più o meno stabili. C'è sicuramente un aumento del consumo dell'eroina, e questo lo si vede anche da altri segnali, come vedremo, però questa emergenza che viene ogni volta richiamata serve solo ad alimentare la repressione di cui parlavamo prima. I sequestri di sostanze, stiamo parlando dell'anno 2018, i rapporti sono più o meno sempre gli stessi: prima cannabinoidi, poi la cocaina, quindi le altre sostanze e l'eroina. Le operazioni delle forze dell'ordine, come vedete anche qui, cannabinoidi in primo piano, con il 60% delle operazioni dedicate loro, cocaina e poi gli oppiacei, più o meno stesso rapporto anche per le persone denunciate nel 2018, con ovviamente i cannabinoidi in primo piano. Qui vedete un grafico che ci aiuta a notare alcune cose. La prima è che in vigore la fine Giovanardi, per cui fino al 2014, vi è stato un aumento delle operazioni delle forze dell'ordine nei confronti della cannabis e una diminuzione delle operazioni nei confronti di cocaina e eroina. Questo trend si è leggermente variato dopo la cancellazione da parte della Corte della fine Giovanardi. Dal 2015, quindi riprendiamo quell'anno, dal 2015 si è tornati a reprimere fortemente con un aumento delle operazioni a cannabis, un aumento anche delle operazioni sulla cocaina, mentre le operazioni di contrasto all'eroina continuano un trend calante, nonostante abbiamo visto i consumi invece possano essere aumentati. Le persone denunciate confermano più o meno
quei trend che vi dicevo prima, con l'eroina che continua a calare, queste poste di sostanze qui la cannabis la fa da padrone, perché è più voluminosa di altre sostanze, per cui è più facile trovarli in quantitativi elevati. Vi ho messo una foto dell'altro ieri della questura di Roma, da un anno e mezzo, da un anno in particolare, cioè da quando l'ex ministro Salvini ha deciso di fare una guerra ad alzo zero ai negozi di cannabis light, ha cominciato anche a sequestrare cannabis senza alcuna capacità psicoattiva, addirittura l'altro giorno anche i pacchi di pasta ai semi di canapa mostrati in questura Roma con viso dolce. Questo invece è un piccolo focus su Ferrara. A Ferrara più o meno storicamente dal 2005 al 2014 i reati legati alle droghe erano denunciati fra i 74 e i 110. Tenete conto che i reati 73-74, spaccio e associazione a fini di narcotraffico, non sono ovviamente reati che vengono registrati a seguito di una denuncia da parte di una parte colpita, nel senso che il consumatore non va a dire mi hanno venduto della sostanza, ma è attività di controllo del territorio e di investigativa da parte delle forze dell'ordine. Questo dato era più o meno costante, poi improvvisamente nel 2015 c'è stato un calo del 46% dei reati contestati per l'articolo 73-74, un piccolo ritorno nel 2016 e poi improvvisamente nel 2017-2018 un picco per arrivare ai 161 reati contestati nel 2018. La cosa curiosa, io sono anche in Consiglio Comunale, l'ho fatto anche in interpellanza, è il fatto che dopo questi due anni, proprio in questi due anni in cui c'è stato un picco, diciamo una caduta libera di fatto dell'attività di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, poi sono avvenuti quei fatti molto famosi che sono stati sul giornale per molti mesi, di guerra tra bande, di risse tra spacciatori, e evidentemente laddove lo Stato arretra, poi qualcuno tende ad occupare quello spazio. Un'ultima nota sulle morti, perché è il dato più preoccupante, è quello che negli ultimi anni hanno ricominciato ad aumentare le morti per overdose in Italia, pur avendo l'Italia per una serie di politiche di riduzione del danno, in particolare la distribuzione della naloxone, un tasso di mortalità sulle droghe molto al di sotto della media europea e della media mondiale. Da due anni hanno ricominciato ad aumentare, sono state 334 l'anno scorso. Di lato nella tabella sopra il confronto con altre sostanze o altre situazioni. È un dato che però occupa l'aumento delle morti per droghe, però forse vale la pena anche di metterle, diciamo, riportare la loro dimensione effettiva, cioè su 6 milioni, 7 milioni di consumatori di sostanze vi sono 334 morti, e questo non va bene, però ogni anno in montagna, per andare in giro in montagna, muoiono 485 persone, 657 persone ogni anno muoiono perché vanno in giro in moto e sono coinvolti in incidente stradale, 703 sono morti sul lavoro l'anno scorso. Ho messo anche i dati rispetto alla mortalità legata all'obesità, alcol e tabacco, e ovviamente stiamo parlando
generale, però stiamo parlando ovviamente di altri numeri e di altra dimensione. L'ultimo dato, quello rispetto alle positività alle droghe negli incidenti stradali. Noi sul libro bianco che abbiamo stampato di fatto due mesi fa non avevamo alcuni dati, avevamo solo i dati della polizia, quindi parziali rispetto a tutti gli incidenti rilevati. Negli incidenti rilevati dalla polizia solo l'1,14% dei conducenti era solo l'1,14% dei conducenti veniva contestato il reato di guida in stato di sotto l'influenza di stupefacenti. Nel frattempo sono usciti anche sui giornali, non abbiamo ancora trovato la pubblicazione sul sito dell'Istat, i dati complessivi del 2018. Questa percentuale aumenta al 3% circa e un altro 6-7% è legato all'alcol. Sta di fatto che il 90% degli incidenti è in stradale in Italia causato da sobri. Metà di questo probabilmente perché usa il cellulare, mentre nel quarto ho visto una signora che tranquillamente guardava un video sul proprio cellulare mentre guardava, che mi dava appoggiato lì, se c'era il video che andava fino a... la cosa interessante, il Dipartimento Antidroga ha avviato una sperimentazione di screening rapido su strada dei conducenti. Solo l'1% dei conducenti è stato fermato e a cui è stato fatto il screening rapido è risultato positivo, e di questo 1% il 20% poi è stato scagionato dai test successivi. Questo per dire che non ci si deve mettere a volante dopo aver usato sostanze, non ci si deve mettere a volante dopo aver bevuto troppo alcol. Detto questo, riportiamo le cose alla loro dimensione effettiva. Nel libro bianco, come ricordava prima Ilaria, ci sono riflessioni sulla riduzione del danno, sul sistema di servizi che di fatto è rimasto fermo al modello di consumo degli anni 80 e 90, per cui non è più adeguato a rispondere a quelli che sono i consumi di oggi, le modalità di consumo di oggi, e un'attenzione particolare alla ricerca. In questi anni è stata finanziata in particolare una ricerca che ha al centro la farmacologia, cioè cosa sono le sostanze che effetti hanno. Nessuna ricerca è stata finanziata per capire perché si consuma e come si può limitare i danni con un approccio quindi non più solo farmacocentrico, ma anche psicosociale. Gli altri contenuti trovate una serie di proposte di legge rispetto al DPR 390, la sua completa modifica, e due proposte di legge di legalizzazione della cannabis, una che è stata elaborata dalla Società della Regione, dal gruppo di giuristi, e l'altra invece quella di iniziativa popolare, su cui sono state raccolte 57.000 firme, e che resta a disposizione della Commissione Giustizia della Camera, è lì depositata e può essere un punto di partenza importante per il partito. Io ho finito, spero di essere stato decentemente preso. Grazie Leonardo. Grazie Leonardo per la sintesi non facile di numeri che anche solo insomma per come vengono raccolti per le varie molteplici fondi alle quali occorre attingere per avere poi tutti questi numeri, si capisce bene qual è il lavoro che sta dietro a questo libro bianco, che dovrebbe, e qui mi rivolgo al sottosegretario Ferraresi, dovrebbe diventare la Bibbia o comunque il faro su cui rispetto al quale muoversi insomma per provare a
fare un passo avanti in un paese che, come dicevo all'inizio, è su questa tematica, come su altre, assolutamente immobile e con una visione assolutamente retrograda. Ci sono evidenze scientifiche, ci sono appunto dati e numeri cui attingere, quindi la domanda prima che tecnica è politica, cioè quale sia la preclusione a fare finalmente un passo avanti, a rendersi finalmente conto che il tema delle droghe è un tema che va affrontato laicamente, con la giusta distanza, senza le drammatizzazioni, anche a volte risvolti grotteschi, cui ormai ci siamo abituati nel corso degli anni, poiché appunto tutto indica, poi magari lei giustamente mi può smentire, ma insomma, tutto indica che una politica che vada in senso opposto, quindi che non segue il filone del proibizionismo, ma che appunto accompagni le persone anche verso percorsi di autoregolazione, darebbero frutti completamente differenti. La domanda è politica anche perché ovviamente non riguarda solo ed esclusivamente, se prendiamo l'approccio che sta alla base del libro bianco, un tema giuridico e di giustizia ovviamente, ma è assolutamente, diciamo, interministeriale, per utilizzare un tema diciamo, che la metta nella condizione di poter svolgere al meglio, insomma, il suo ruolo, ma ovviamente chiama in campo un'idea di società, un'idea di comunità, un'idea anche di relazione tra le persone e di prevenzione e di concessione anche di libertà, cui effettivamente nel nostro paese si fa un po' fatica ad approcciare, e certamente la politica in questo ha una responsabilità grossissima, per cui le chiedo prima un'opinione, diciamo, di carattere personale, politico, e poi appunto eventuali soluzioni tecniche cui questo nuovo governo, che auspichiamo veda in modo completamente differente rispetto a quello precedente, verso che cosa, insomma, ci possiamo auspicare. Sì. Grazie, buonasera a tutti, ringrazio Leonardo Fiorentini per l'invito, gli organizzatori, ovviamente tutte le sigle che hanno dato vita a questo evento, e soprattutto questo libro bianco sulle droghe, che ritengo molto importante perché eleva, diciamo, la materia a un contesto scientifico, statistico, comunque di approfondimento, e non a un semplice perché sì, perché no, in generale. Quindi questo credo che sia l'approccio giusto, perché è una materia delicata, ma è anche una materia che ha bisogno di approfondimento da questo punto di vista. La si è sempre trattata troppo dal punto di vista ideologico, troppo dal punto di vista di visione politica, mentre dovrebbe essere trattata dal punto di vista di benefici per la collettività, o comunque di eliminare le criticità che le politiche che abbiamo visto in questi decenni hanno condotto sul tema. Io sono d'accordo più 100% del tuo intervento all'inizio. L'unica cosa che dico è che non è vero che nessuno ha portato avanti queste politiche o queste battaglie all'interno del Parlamento. Io ovviamente parlo di titolo puramente personale, e arrivo anche a una prima risposta. La legislatura passata, io ho depositato una proposta di legge, una prima firma, fatta dopo un lavoro io con persone del settore, giuristi, approfondimenti tecnico anche sull'agricoltura, su tanti aspetti, che è stata depositata e abbiamo portato sia in commissione sia in aula. Credo che sia la prima proposta di legge della storia della Repubblica sulla legalizzazione che arriva in un'aula parlamentare. E abbiamo avuto la forza di farlo, è stata ovviamente buttata giù quasi nella sua interezza, ovvero nella parte che riguardava la legalizzazione, la coltivazione di cannabis, che comunque era un buon pezzo, è stata soppressa tutta quella parte lì,
era andata avanti solo in un contesto per uso terapeutico. Quindi nessuna forza ha portato, no, qualcuno l'ha portata e si è stata fatta una scelta diversa, il governo non c'era Salvini. Quindi permetterei anche la questione a livello parlamentare, il Parlamento rispetta la società civile e su questo ci dovremmo iniziare a interrogare. Il giorno in cui è stata soppressa la prima proposta di legge sulla legalizzazione portata nel Parlamento della Repubblica nella storia, fuori dal Parlamento della Repubblica non c'era nessuno. Se avessimo portato avanti una proposta, faccio un esempio, non ne vogliono, sulla caccia, fuori ci saremmo trovati 500.000 persone. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io ho visto in questa esperienza di governo, nell'esperienza di governo precedente, in cui ero l'opposizione, un fatto molto semplice. Il Parlamento, molte volte le forze parlamentari sono rispettate, trae appunto il suo consenso dalla società civile. Se la società civile non porta avanti queste battaglie, e non mi riferisco ovviamente a tutto quello che voi fate, cui vi ringrazio ogni giorno per informare i cittadini, è difficile che poi il Parlamento possa, soprattutto su materie così delicate, avere la forza di andare avanti, quando soprattutto si è in minoranza, perché nel programma di governo della precedente legislatura, ovviamente guardando con pakistani le forze politiche, la mia forza aveva nel programma a questo punto, nessun'altra forza aveva nel programma a questo punto. Quindi cambia il colore di governo, io ho sempre un 60, oltre il 60% di forze parlamentari che a questo punto hanno tenuto in considerazione. Quindi posso governare con Tizio, Caio, Rossi, Gialli, Blu, Verdi, però il problema continua ad avere. Come c'è stato il problema sul discorso della cannabis, appunto, in Commissione Agricoltura nella precedente legislatura. Qualcuno l'ha portata avanti, la mia collega Lupo l'ha portata avanti, è stata condivisa con altre forze politiche, poi però la proposta non sarebbe di rilancio della canapa ad uso industriale non sarebbe passata se fosse stato approvato l'emendamento sulle fluorescenze. Questo emendamento non è stato approvato e ha causato enormi problemi che abbiamo sotto gli occhi tutti. Quindi le preclusioni ci sono per ignoranza, per ideologia, perché non si approfondisce il tema, soprattutto perché si lascia invece alla propaganda e all'islogan questo tema. Per rispondere, diciamo, alla prima domanda, è chiaro che abbiamo bisogno di una forza culturale, un movimento, un sostegno tecnico, scientifico, politico, civico, che possa portare a questa rivoluzione nel proprio, perché non penso che altrimenti da soli si riesca a fare questo cambiamento. Per questo che iniziative come quelle di oggi sono importanti, ma c'è bisogno di una maggiore unione della società civile, dei gruppi che informano su questo tema, che possa portare effettivamente una presa di coscienza e un avanzamento in questo senso. Quindi buono appunto il lavoro che è stato fatto, che ha portato alla sentenza della Corte Costituzionale, sulle notizie di oggi appunto che riguardano il discorso dell'eutanasia legale, però anche su questo tema credo che si sia risvegliato un movimento interessante sulla legalizzazione che può essere portato avanti, ma può essere portato avanti solo se c'è unione. Io vedo molta disgregazione invece in tutti i gruppi che sostengono questi argomenti e questo non è buono. Ma soprattutto un sostegno che poi il Parlamento porta avanti questo tipo di battaglie. Le statistiche danno atto non solo a livello italiano ma a livello internazionale, come abbiamo visto sul libro bianco, i paesi più repressivi, tra i quali ci sono anche a livello europeo la Repubblica Ceca e l'Italia, sono indicativi: dove c'è maggiore repressione c'è addirittura maggiore consumo. Quindi questo vuol dire che ovviamente le politiche in questo senso invece non danno buoni risultati, mentre li danno dove anche a livello internazionale, negli Stati Uniti, questo passo è stato fatto sia sugli incidenti, sia sulla criminalità, sia sui consumi, soprattutto sui consumi delle persone minori di età, si è avuto un beneficio.
Quindi questo vuol dire che quando lo Stato vuole regolamentare, quindi controllare l'attività di consumo e di produzione di cannabis, ovviamente i risultati sono assolutamente positivi, sia sul sistema, io parlo del rilancio del lavoro, rilancio dell'agricoltura, rilancio appunto di un'attività anche sull'antimafia e sul contrasto ad altri crimini, che può essere ovviamente rinforzato se da una parte appunto lo Stato pone un fermo, visto che il cannabis tra l'altro in aumento, diceva anche appunto la servizio del Corriere della Sera con Milena Levanelli proprio pochi giorni fa, e quindi concentrarsi su sostanze veramente pericolose, perché è ovvio che eroina e cocaina sono sostanze che uccidono, sostanze letali, non c'è un morto accertato per cannabis al momento, quindi anche questo è ovviamente un indice su cosa noi ci vogliamo focalizzare, per non parlare di alcol e tabacco ovviamente, e su cosa dovremmo portare l'attenzione dello Stato a livello di forza dell'ordine, a livello di antimafia, a livello di giustizia, e rilanciando ovviamente una cultura della salute e della prevenzione del danno, e una cultura appunto che possa portare a distinguere e a spiegare alle persone, alle famiglie, qual è la differenza tra sostanze, cosa si può fare, cosa non si può fare, e soprattutto cosa invece è migliore fare per aumentare il beneficio della collettività in questi termini. Questo va spiegato, secondo me, la prima attività che si deve fare è quella culturale e poi ovviamente quella che è nostra propria di responsabilità. Salvini si è mosso nonostante tutte le sparate che ha fatto in un contesto normativo che non è cambiato, e non è cambiato perché si può poter dire verifichiamo le sanzioni, facciamo in modo che no, riparifichiamo il droga, così, però quello è rimasto nelle sue parole ovviamente, perché era evidente che bisognava avere un equilibrio. Io sono il primo a dire che il consumo di sostanze ovviamente specificandole è dannoso e quindi va evitato, però facendo il giusto distinguo tra le sostanze, soprattutto per l'età di consumo di queste sostanze, e anche il fatto di non avere delle statistiche diverse, soprattutto negli incidenti stradali, perché noi abbiamo ancora zero statistiche dal punto di vista dell'articolo 187, cioè io non so effettivamente se c'è un utilizzo di sostanze stupefacenti, se è cannabis, se è cocaina, se è eroina, io non ho distinzione dal punto di vista statistico. Sostanze stupefacenti, punto. Quindi ci può essere un mix, ci può essere uno, ci può essere l'altro, in questo momento io non ho dati, ed è questo che noi dobbiamo cercare di fare, anche perché l'attuazione del 187 rimane ancora con un punto interrogativo, perché è assolutamente precaria la situazione di accertamento di dati delle sostanze stupefacenti nel sangue, e che questo punto dovrà essere chiarito, quindi ci sono persone colpevoli che finiscono fuori perché alla fine l'accertamento non riesce ad essere fatto correttamente, dall'altra parte invece ci sono invece persone non colpevoli che vengono giustamente incriminate, soprattutto per la cannabis, che rimane appunto in circolo molto più tempo. Quindi, se posso dire, la politica deve essere portata avanti, ovviamente mi auguro che ci possa essere la possibilità di discutere questo tema in questa legislatura. Ovviamente le proposte ci sono, c'è un movimento forte all'interno del Parlamento, bisognerà vedere se il partner di governo più avanti magari prenderà questa importante occasione che appunto cambiato la politica, la fase della politica italiana, soprattutto in Parlamento, di prendere l'occasione di cambiare direzione e portarci verso una direzione che possa valutare la regolamentazione della cannabis, e anche appunto l'intervento in termini di cannabis legale, che possa anche dare uno spiraglio a chi ha preso un'attività produttiva di un certo tipo. E quindi non è solo un discorso ovviamente di carcere, di forze dell'ordine, di mafia, di lotta alla mafia, ma è anche un discorso di lavoro di produttività, che è un settore che, visto la disoccupazione e le problematiche economiche che ha il nostro paese, può essere senz'altro un'occasione di rilancio per l'agricoltura e per il settore produttivo economico stesso. Tante nazioni lo stanno facendo, la notizia anche negli ultimi giorni anche a livello europeo di un avanzamento su questo punto di vista, dobbiamo lavorare se abbiamo un sostegno
che in questo momento manca, c'è un vuoto che deve essere riempito a livello culturale, a livello di discussione, a livello di discussione politica, che non può essere la droga fa male, la droga fa bene, ma andiamo a approfondire con dati statistici di quello che è stato fatto costruito sulle droghe e andiamo a dimostrare sul merito, con una discussione di livello, che effettivamente legalizzare e quindi togliere alla criminalità e regolamentare il settore, in primis della cannabis, è senz'altro un beneficio che può essere rilanciato per tutta la comunità e per tutte le istituzioni. Questo è quello che penso, ovviamente. La strada è dura, vi sto a dire che la strada è facile discesa, però secondo me insieme a tutti gli operatori, a tutte le persone che si vorranno spendere scientificamente su questo tema, con la società civile, io credo che un tentativo vada fatto, perché credo che sia il momento di uscire, questo possa essere portato avanti, nonostante tutte le posizioni ideologiche, anche nel nostro paese. Vi ringrazio. Brevemente, non mi infilerò in una discussione sulla democrazia diretta rappresentativa, mi sono piacerebbe tantissimo, ma la prossima presentazione faccio solo un brevissimo passaggio che mi permetto così, giusto perché faccio politica in un altro livello, perché insomma sono solo consigliera comunale, però d'accordo su tutto, la politica però deve tornare ad assumersi le proprie responsabilità, cioè se stiamo ad aspettare la sollevazione popolare che chieda a gran voce la legalizzazione della cannabis, non andiamo da nessuna parte, quindi io credo che la politica abbia delle grosse responsabilità, nel senso che si è tenuta ad assumere la responsabilità di guidare anche un percorso culturale di cambiamento della società, come è stato in altri momenti. Sono perfettamente d'accordo. Questa è una battuta d'uso e consumo di Leonardo. Prima di passare la parola a Corleone, ho visto che hai dato fuori la tabella, volevi per caso. Sì, perché ha ragione Ferraresi rispetto al fatto che non solo non sappiamo il 137, che è l'articolo del codice della strada che punisce la guida in stato di stato di alterazione psicofisica dovuta alla sostanza stupefacente, quindi deve essere verificata l'alterazione, cosa che in particolare per cannabis spesso è una positività che invece deriva da un consumo precedente e quindi non vi è un'alterazione al momento, ma in quella sperimentazione, la cosa interessante di quella sperimentazione fatta dal Dipartimento Antidroga e la Polizia Stradale sullo screening veloce sulla strada è che lì abbiamo i dati sulle sostanze e paradossalmente o diciamo singolarmente vi è un sorpasso dei positivi per cocaina, ricordate che l'80% delle persone fermate sono per cannabis, ma in questo caso non è proprio il contrario, vi è un sorpasso della cocaina che è il 41,51% dei positivi e cannabinoidi al 39%. E stiamo parlando comunque di uno screening fatto su 33.689 fermati e 2.277 controllati con lo screening e 520 positivi al primo test. Di questi, come vi dicevo, 85% che viene stanato dal secondo test che ho fatto. Tema libero a Franco Corleone. Ma è una bella occasione anche trovarci con il sottosegretario alla giustizia, che a mio parere può avere un ruolo fondamentale per affrontare i nodi della politica delle droghe
che nascono da leggi presentate dai ministri della giustizia, da Iervolino Vassalli, un grande giurista Vassalli, che si piegò alla volontà di Peppino Craxi, che fulminato nel suo viaggio negli Stati Uniti da Rudolfo Giuliani, che adesso è l'avvocato di Trump, e tornò in Italia e stravolse la cultura e le proposte del Partito Socialista e imboccò la via della guerra alla droga, allora addirittura risalente al presidente Nixon, e impose questo dibattito che portò alla legge nel 90, ma iniziò la proposta nell'88-89. Qui nella introduzione a questo libro bianco io sono riandato appunto a 30 anni fa, quando io allora, giovane senatore, presentai una relazione di minoranza in quella discussione che fu molto accesa e che è rimasta un punto di dibattito molto, molto forte. Allora la polemica di Peppino Craxi era contro il club della modica quantità, perché la legge allora in vigore prevedeva che per modiche quantità non ci fosse una punizione, e lui ci dipinse come il club della modica quantità e impostò la campagna sul fatto che se era vietato vendere doveva essere vietato comprare, e si arrivò a quella legge che prevedeva quelle pene molto alte. L'articolo 73 ricordato prevedeva allora la pena da 8 a 20 anni di carcere per certamente piccolo spaccio, ma anche la detenzione, perché la legge è costruita in un modo per cui alla fine si dice comunque detiene chiunque vende, acquista, trasporta, cede, eccetera, e comunque detiene. Quindi una formulazione molto larga, molto pesante, con pene che vanno oltre il dettato previsto nel codice per reati contro la persona. E quindi il risultato, abbiamo visto tutte le tabelle, alla fine dai dati deve emergere il punto fondamentale. Questa legislazione ha ingolfato i tribunali e ha riempito le carceri. Questo è evidente, perché nelle carceri ci sono almeno il 50% dei detenuti che hanno a che fare con la questione sociale, culturale, di stile di vita, giovanile, che è legata al consumo di sostanze stupefacenti. Il dato che ha ricordato Leonardo Fiorentini, ma forse bisogna ripeterlo, no? È quello delle persone fermate in strada per mero consumo e segnalate alle prefetture. Sono più o meno 40.000 all'anno, e dal 90 ad oggi sono 1.287.000 persone segnalate alle prefetture, quasi tutti giovanissimi, e l'80% per uno spinello. Cioè, questo è il segno della criminalizzazione dei giovani nello spazio di una generazione, 25 anni, qui siamo a 30 anni,
1.300.000 segnalazioni alle prefetture con tutto il lavoro burocratico che è stato imposto, è il segno che si è imposta una crociata morale o moralistica che ha portato però a questo disastro. Noi abbiamo avuto non solo la legge Iervolino-Vassalli e poi per un po' di anni abbiamo avuto la legge Fini-Giovanardi che rispetto alla Iervolino-Vassalli aveva il dato nuovo che unificava tutte le sostanze sotto il principio che la droga è droga e quindi non c'era più la differenza anche nella penalizzazione fra droghe leggere e droghe pesanti, ma c'era un'unica penalizzazione. Ha ragione Ferraresi, quella legge è stata cancellata dalla Corte Costituzionale, altrimenti avremmo ancora la fine di un'arte oggi, inutile che ci giriamo attorno. Quindi c'è un problema di responsabilità della politica e delle forze politiche. Perché non c'è un movimento che alzi questa bandiera? Probabilmente perché ci si è stancati. Io penso che i movimenti per una politica sulle droghe diversa ci sono stati nel nostro paese. Io li ricordo, ricordo tutta questa stagione e infatti abbiamo intitolato questa presentazione con le parole di Sergio Endrigo: dove abbiamo sbagliato. Ecco, perché c'è da domandarsi cosa è successo, perché noi abbiamo costruito cultura nell'arco non solo dei 30 anni della guerra alla droga in Italia, ma anche precedentemente gli scritti di Giancarlo Arnao e tutto quello che abbiamo prodotto in testi, riflessioni di giuristi, di analisi delle, sulle sostanze, le differenze. E a mio parere il fatto è che mentre a destra è chiarissimo che la questione delle droghe è dirimente ed è caratterizzante, e quindi abbiamo avuto Fini, Giovanardi, adesso Salvini, sì, dice Ferraresi, non è stata cambiata la legge, però nel dibattito sulla fiducia del governo attuale le parole, Salvini ha avuto modo di intervenire anche, di dedicare alcuni minuti a questo tema, con questi termini, e cito fra virgolette perché ci fa capire: la salute dei nostri figli significa anche guerra, ma guerra vera, non guerra per finta, città per città, a ogni tipo di droga che uccide l'anima e uccide il corpo. E se qualcuno pensa di portare in quest'aula lo stato spacciatore, dovrà passare sui nostri corpi. Perché lo stato spacciatore di droga e di morte è indegno di un paese civile. Aspettiamo al varco. Vedete, la minaccia, no, di scontro fisico. Non lo so, probabilmente sono solo parole, però i termini sono quelli: da guerra civile, da scontro fisico. E siccome l'Italia ha conosciuto lo scontro fisico e militare, bisogna o stare attenti o prepararsi. Abbiamo sentito quel genio di Saviano, eccetera, e poi dice: portate la sua proposta di legge di questo genere in quest'aula e non vi facciamo uscire a mangiare e a dormire. Ecco, questo linguaggio fa capire che la questione
della droga al singolare, lo dice la droga, non le droghe, le diverse sostanze, l'atteggiamento razionale di spiegazione, le differenze, ma l'omologazione sotto la categoria droga, morte, pericolo, i giovani che muoiono, tutta questa faccottiglia che è stata costruita, per la destra è un dato forte di identità, quasi identità. È vero che a sinistra la questione di una diversa politica delle droghe non è centrale e bisogna riflettere sul perché, sulla ragione, probabilmente perché nella storia delle forze di sinistra la questione del consumo di sostanze stupefacenti non è così definita e chiara, e non è un carattere forte, lo è stato per forze di minoranza nella sinistra italiana, ma c'è voluto molto perché questo conquista diventasse più larga, insomma. Cioè, il Partito Comunista ha assunto una posizione più chiara su questa questione proprio dopo la campagna di Bettino Craxi, e cioè questa questione si inseriva nello scontro fra socialisti e comunisti perché in precedenza non era così chiaro, e perché la questione moralistica contro l'uso di sostanze stupefacenti era molto forte anche a sinistra. Ma io, quando ero molto giovane, ricordo che addirittura nella sinistra estrema a Milano c'era l'attacco a chi usava sostanze stupefacenti, e ci sono le questioni anche ridotte, cioè basterebbe ricordare alcune canzoni in cui no, veniva usata la violenza contro lo spacciatore e lo spacciato, ma si perseguiva anche appunto dalle forze estremiste della sinistra negli anni del secolo scorso. Quindi c'è una acquisizione finalmente che è cominciata e c'è oggi, più vasta, ma questa deve diventare azione politica, e l'azione politica oggi io mi sento di dire che sarebbe importante, almeno per esempio, ad affrontare la questione di questo dipartimento antidroga. Già cambiare nome sarebbe necessario, fare un'agenzia sulla politica delle droghe. Allora magari mi potrei candidare, insomma, a dirigerlo. No, perché voi capite che un dipartimento antidroga è fatto su misura, perché il dipartimento antidroga è stato creato da Gianfranco Fini, non c'era fino ad allora, ed è stato fatto su misura per uno zar antidroga, e il primo era un deputato, prima il prefetto Soggio, poi il deputato di AN, Alleanza Nazionale Carlesi, poi finalmente lo scienziato Serpelloni, e che ha portato a tutta questa teoria dei cubi nel cervello che la canapa produce, eccetera, e via via. Poi, finita la stagione di Giovanardi Serpelloni, è vero che non si è proceduto a un cambio di responsabilità politicamente e culturalmente diverso, ma responsabilità dei governi che si sono succeduti, si è affidato il Dipartimento Antidroga
a esponenti della burocrazia di Palazzo Chigi, che gestiscono come possono questa, un barattone che distribuisce soldi per ricerche inutili, dannose, per piccola corruzione culturale, disastro. E non si fa la conferenza triennale che è prevista per legge, non si fa. Guardate, fu un emendamento nostro dell'opposizione allora, per la legge dell'89-90, quella che prevedeva ogni 3 anni la conferenza, e fu accettato quell'emendamento con questa motivazione: convochi ogni 3 anni la conferenza, le cui conclusioni sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa. Il risultato di questa conferenza non si fa. Se ne è fatta una nel 93 a Palermo, in seguito al referendum, perché è paradossale. Cioè, in realtà ci fu un movimento molto forte contro la legge di Ercolino Vassalli e poi ci fu un referendum vinto con il 57% di consenso, e la conferenza di Palermo pose al centro proprio la politica di riduzione del danno. Poi ci fu la conferenza a Napoli 3 anni dopo, 4 anni dopo, poi quella di Genova, in cui il ministro Veronesi, ministro della sanità, disse le cose che ha detto qui Ferraresi, che diciamo noi, che fu scomunicato, non era più uno scienziato. A quel punto Veronesi era diventato un propagandista dell'uso delle sostanze stupefacenti. Da allora praticamente non è più stata fatta una conferenza, perché ne fece una Giovanardi a Palermo e il pubblico era fatto di un plotone di carabinieri, che facevano da pubblico, ma non hanno neppure stampato gli atti di quella conferenza perché era indecente. Poi nel 2009 ne ha fatta una Serpelloni a Trieste, blindata, in cui non si poteva accedere alla conferenza. Infatti noi ci riunimmo in un teatro a Trieste con Don Gallo, Teatro Miela, in alternativa. Ma dal 2009, conferenza blindata a Trieste, ad oggi 10 anni, nel frattempo nel mondo è successo tutto. Evo Morales in Bolivia, l'Uruguay di Mujica che legalizza, 10 stati americani, non so, la California, il Colorado, quanti, 11, 12, ormai ogni giorno ce n'è uno in più, il Canada, cioè paese, poi non parliamo delle cose, si è dimenticato adesso che l'Olanda comunque c'è e lotta con noi, e noi siamo qui a dire, anche solo il Portogallo senza la legalizzazione. E quindi noi abbiamo in Italia invece, dopo appunto questi grandi movimenti che ci sono stati, i cartelli con Don Ciotti, Don Gallo, Giancarlo Arnao che ho ricordato, tutto quello che abbiamo fatto, a dire la verità anche la mia proposta di legalizzazione arrivò in aula e si fermò subito nel 98, no, ma così, però ecco, adesso cosa fare? Certo, le proposte di legge ci sono, sia per affrontare la questione penale dell'articolo 73 e il arresto, sia il versante legalizzazione. Però io penso che forse iniziare a porre il problema di questo dipartimento non sarebbe male.
dipartimento che abbia un senso di mettere l'Italia al centro della discussione che c'è nel mondo. L'anno prossimo, nel 2020, ci sarà forse l'ultima riunione dell'ONU per fare un bilancio di questa guerra alla droga, che è un bilancio che non ha raggiunto gli obiettivi che si era dato, io dico per fortuna, un mondo senza droga, pensate che tristezza, è fallito. E invece c'è qualcos'altro che si muove, quindi le convenzioni ormai sono depotenti internazionali che hanno sono state la base di questa guerra, sono considerate ormai non più efficaci, quindi non vengono cancellate, ma la teoria, che poi sono gli Stati Uniti che l'hanno posta, della flessibilità fa sì che i paesi possano fare una politica autonoma. Allora facciamola, mettiamola in atto. Ora l'Italia può avere le capacità di indicare una strada diversa attraverso l'approvazione delle leggi. Cosa sono sul tappeto? Forse bisogna iniziare a discuterle, perché questo può creare anche un movimento nella società, nei giovani. Se rimangono invece nei cassetti è più difficile. Abbiamo una questione delle carceri pesantissima, con questa presenza di persone con e per fortuna che una serie di reati minori, quello del quinto comma dell'articolo 73, consente di non entrare in carcere, ma e comunque ne entrano tanti, l'abbiamo visto. Quindi adesso stiamo in Regione Toscana facendo proprio una rilevazione sugli effetti e come viene applicato l'articolo 73, quinto comma, credo verranno anche da lì cose interessanti. Quindi io penso che bisogna riprendere una grande battaglia culturale e c'è un problema di ricostruire una storia. Io penso che molti amministratori, molti parlamentari non hanno presente il filo che ha condotto in questo momento alla situazione che abbiamo e forse bisogna far conoscere, perché è di una utilità credo esemplare, perché altrimenti pensare che siamo nati oggi non funziona. In realtà è un lungo filo e questi noi abbiamo iniziato i 10 anni di Libro Bianco proprio in quell'occasione di quella riunione dell'ONU e del 2009 che ho ricordato, e noi presentiamo il Libro Bianco ogni 26 giugno perché è la giornata internazionale contro l'abuso dell'uso di sostanze stupefacenti, ma perché nella legge si dice che il governo deve presentare la relazione annuale entro il 30 giugno, non rispetta mai questa data, noi sì, anche quest'anno non c'è ancora, adesso io non so chi la firmerà, il governo, chi l'ha preparata prima, adesso forse andrà rivista prima di presentare, comunque siamo a fine settembre e quella del governo non c'è, c'è il Libro Bianco nostro, ma siccome una cosa buffa che mi hanno detto per il Libro Bianco dell'anno scorso, che non so se era il ministro Fontana eccetera, fece un'indagine per sapere dove avevamo preso i dati. Quando basta guardare le tabelle c'è scritto, sono tutti ufficiali della direzione
del DAP o dell'altro, no, però l'idea del complotto è sempre affascinante, quindi volevano sapere dove avessimo preso i dati. E infatti quando uscirà il libro bianco dirà avrà gli stessi dati nostri, perché insomma. Però questo per dire che quando uscirà la relazione al Parlamento del Governo, la discuterà il Parlamento, in questi anni non è mai accaduto, non è stata mai discussa. Anzi adesso per la questione del risparmio del bilancio della Camera, da un po' di anni non viene più stampata, è solo online, quindi secondo me non viene neanche letta, perché essendo sempre un malloppo di 100-200 pagine, voi vi immaginate, e quindi non esiste quella relazione, e questo è un altro punto grave. Perché se riuscissimo, adesso noi invieremo, mi pare, ai parlamentari il libro bianco, che è come? Non a tutti, insomma, scegliamo quelli che lo vogliono leggere. Forse meglio, serve di più. Comunque, questo secondo me è una piacevole lettura e si può leggere rapidamente, perché rifà la storia, pone le questioni scientifiche, storiche, culturali, racconta e pone la questione della necessità della ricerca, ma non le ricerche appunto del Dipartimento Antidroga, ma le ricerche necessarie, utili, che non vengono finanziate. Questo problema oggi che mi sento di dire che è necessario porre, perché se cominciamo magari a dire dobbiamo legalizzare la canapa, forse è un'affermazione che ci trova d'accordo, ma ecco, forse cominciare a dire ma mettiamo mano a questo dipartimento, non credo sia stata attribuita la delega sulla politica delle droghe ancora, e già questo è una questione, la seconda, come? Nessuna delega ancora. Quindi, però siamo ancora a tempo, quindi da Ferrara lanciamo l'urgenza di dire la delega a qualcuno che sappia, che abbia voglia, che sia appassionato di questa questione, che non è una questione sanitaria, perché spesso nella sinistra italiana la questione della droga è stata risolta come una questione di, non di salute, ma sanitaria. Oppure, appunto, fa bene, fa male, siccome fa male, dobbiamo, no? Poi, io l'ho detto sempre, molte cose non fanno bene, ma fanno stare bene. E quando si sta bene è già importante per vivere. Quindi, partiamo da qua. Invece molto spesso questione sanitaria, e invece questa è una questione geopolitica, è una questione giuridica, riguarda lo stato di diritto rispetto allo stato etico, questa è la questione sul tappeto, la questione delle droghe è lo scontro fra stato etico e stato di diritto. Questa è ormai il termine su cui dobbiamo confrontarci e approfondire, e la questione del nord e sud del mondo, i paesi produttori, ma insomma anche in paesi come la Colombia si è smesso di fare la guerra e si cerca una faticosa pace, e le organizzazioni criminali certo vanno depotenziate, ma come? Questo è un grande tema. Quindi la questione della politica delle droghe non è una questione né di ordine pubblico né di ordine sanitario, a mio parere è una questione complessissima che riguarda i rapporti internazionali, il nord e sud del mondo, i contadini che hanno avuto i loro campi
bruciati con il napalm per distruggere la produzione e convincerli a produrre, non so se pomodori o che altro, magari con la, poi la vendita assolutamente a prezzi determinati da qualcuno, per cui la fame è questo. Io penso che da questo punto di vista la questione della politica delle droghe è affascinante, perché riguarda questi aspetti così rilevanti che non può essere ridotta appunto a una questione di fermare i giovani e marchiarli con l'etichetta di drogato, poi specialmente nei piccoli paesi. Sarebbe interessante fare una bella ricerca su questo 1.300.000 giovani segnalati, di dove sono, e io per l'esperienza che ho so che sono concentrati molto nei piccoli paesi anche del Veneto, e quando un giovane viene marchiato in questo modo non si toglie più, e anzi magari per rafforzare la sua identità continuerà a fumare sempre di più, perché quella è la sua identità a quel punto, perché gli hanno messo un marchio e quello non se lo toglie, perché guardate danni incalcolabili che sono stati fatti, perché i numeri sono questi imponenti. Ecco, io spero che l'incontro che facciamo a Ferrara ci porti appunto forse a una delega decente e a porre la questione di questo dipartimento, se si comincia a cambiare nome e a dare a una personalità, a una persona, insomma, che non sia un burocrate amministrativo, perché negli ultimi anni, dopo Serpelloni, il massimo che si è fatto è affidarlo appunto a una gestione burocratica amministrativa. E questo torna al fatto, e con questo chiudo, mi scuso di averla fatta troppo lunga, ma siamo alla questione che per la destra è una questione identitaria, per cui hanno investito, investono energie, polemica politica. Dall'altra parte si è stati troppo spesso sulla difensiva, e se a difendersi si perde. Io penso che bisogna ripigliare invece la questione con coraggio e esercitare invece dal punto di vista politico, culturale, sociale, una sorta di egemonia che non farebbe male. Grazie mille a Franco Corleone, che ci ricorda in chiusura del suo intervento che comunque alla fine si è sempre a che fare con persone, e che quindi occorre molta attenzione anche nell'uso del linguaggio, perché anche le parole possono poi determinare gravi danni. Quindi certamente, come? Beh, sì, esatto, ricordava Fiorentini che quando raccoglievamo molto tempo fa, insomma, le firme per la proposta di legge di iniziativa popolare, fummo appunto marchiati come venditori di morte, dalla quale dice sì. E non so se il sottosegretario desidera fare un ulteriore passaggio, oppure se c'è qualcuno che magari voglia di fare qualche domanda, abbiamo poco tempo prima di chiudere. E poi ci sono i libri bianchi. Forse è meglio solo per la voce. Mi piaceva il discorso a livello culturale, di dover trovare una nuova base, un nuovo inizio per poter contrastare quello che si diceva culturalmente la destra fa, diciamo tutta la fascia, ossia
mettendo insieme tutte le droghe, quello è il male, punto. Dico che trovo importante appunto il fatto dell'approfondimento, perché da quello si parte poi per fare cultura, soprattutto per fare leggi. Dall'altro però mi ricordo che anni fa, quando ho iniziato a interessarmi a questo fatto, mi veniva presentato appunto come una questione globale, geopolitica e non solo sanitaria, non solo di ordine pubblico, sia il problema legato allo spazio e alle problematiche sociali e economiche che sorgevano qua e anche nei paesi produttori, il problema del narcotraffico fondamentalmente. Cose che oggi vedo molto assente al dibattito, cioè si ha paura a mettere insieme le cose perché Dio mio, dopo dicono che vogliamo legalizzare la cocaina e non arriveremo mai a fare nulla con le droghe leggere. Però questo credo sia molto meno di impatto per chi si approccia a questi temi, ossia è difficile forse iniziare a fare, tra virgolette, possetto e conoscenza partendo da tanti piccoli fatti, pur veri, pur necessari, pur utili. Rispetto alla questione colombiana, si diceva spesso per lavoro, non faccio neanche praticante, diverse persone lì, non solo di sinistra, anche conservatori, mi dicono cosa sappiamo tutti, ci togliamo fuori da questo problema solo con la legalizzazione, non succederà mai, rimaniamo qua impantanati tra guerra, narcotraffico e tutto quanto. Per cui credo che siano temi che andrebbero in qualche modo, non so che cosa attuale per farlo, però riportati, messi insieme, riportati all'attenzione. Qualcun altro che... Se non c'è nessun altro? Chiudo io ringraziandovi per la presenza, ringraziando stati qui con noi, Libro Bianco è in vendita, potete prenderlo e pagarlo qui in cassa. Ringraziamo il Braccio per la consueta, gradita e cortese ospitalità che ogni volta ci regala. Grazie e buonasera a tutti.